La suggestiva masseria di Celsorizzo, in località Quarica, mercoledì sera ospiterà la quinta edizione del Premio Giunco, organizzato dall'Associazione Fili di Giunco. Un evento che vuole celebrare l'antica arte dell'intreccio del giunco palustre, vegetazione spontanea peculiare della terra salentina e importante espressione dell'artigianato locale, portando in scena danza, musica, poesia, teatro e riconoscimento al merito di personalità della cultura, dello spettacolo o della scienza che si sono particolarmente distinte per il loro legame al territorio salentino. La particolarità è la valorizzazione di una tradizione che noi intendiamo ancora di più nel corso dei prossimi anni di portare avanti anche con dei laboratori della lavorazione del giunco completamente finanziati dal Comune. Uno spettacolo che abbiamo voluto omaggiarlo alla nostra comunità, in segno in rispetto di quelle persone che in passato hanno lavorato e hanno rappresentato quell'economia della nostra Acquarica. Nei giorni scorsi una rassegna che vede a livello conclusivo il premio Giunco, una rassegna che è stata segnata anche dal corso di intreccio di Giunco. A presentare la serata Maria Teresa Ruta. Tanti gli artisti che si alterneranno dando vita ad un appuntamento emozionante e coinvolgente creato dal celebre coreografo e regista Fredy Franzutti. Grazie ai danzatori della celebre compagnia di danza Balletto del Sud, con la partecipazione di Carlos Sanchez Segura, dei ballerini di street dance Fratelli Gargarelli e della musicista, cantautrice e direttrice d'orchestra Carolina Bubbico, oltre all'attore Andrea Sirianni. Il premio, ormai riferimento distintivo di prestigio, è diviso in tre categorie: cultura, imprenditoria e sviluppo del territorio e riconoscimento al merito di una personalità che appartiene al territorio acquaricese. L'obiettivo è anche rivalutare, diciamo, e promuovere quelle persone che si sono contraddistinte, che portano alto il nome della nostra comunità.